Vincitori e vinti a poco meno di una settimana dalle elezioni europee, il rieletto europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino è intervenuto a un convegno dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati all'Università Federico II, dove ha commentato le strategie del suo partito a Bruxelles e l'apertura del sindaco di Napoli Luigi De Magistris verso governo e PD. Grazie anche al voto dei cittadini italiani, napoletani, campani e meridionali, il Partito Democratico è la prima forza politica in Europa. Spenderà questa forza, questo consenso, questa fiducia per cambiare la politica economica, sociale, monetaria europea, per rimettere al centro i temi della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione e in ragione di queste politiche anche poi programmi di risanamento dei conti pubblici. Ma la condizione essenziale per risanare i conti pubblici sarà riaccendere i motori, diciamo, della crescita e dell'occupazione. Va bene, va bene. Arriva con notevole ritardo, ma insomma va bene. Sarebbe difficile non collaborare con questo governo e con questo partito dopo questo risultato elettorale, quindi considero del tutto scontata questa dichiarazione del sindaco di Napoli. Conferenza stampa per i due grandi non eletti di Forza Italia all'Hotel Alabardieri, Clemente Mastella ed Enzo Rivellini. I due rivendicano il supporto essenziale dato al partito e denunciano la condotta dei quadri dirigenti campani che avrebbero favorito candidati di altre regioni. Sotto accusa anche il governatore Stefano Caldoro. Dimostra come i voti di Rivellini e di Mastella, che sono voti non sommabili, non sono voti di apparato, non sono voti in qualche modo trainabili, sono voti personali, questi voti tolti dal computo della percentuale di Forza Italia fa scendere il risultato di questo partito ben al di sotto della media nazionale. Quindi su questo nessuno può immaginare che retrocediamo e stiamo tranquillamente, io a Ceppaloni e lui a Napoli a pensare a quello che poteva essere e non è stato, assolutamente no. Cioè, su questo abbiamo il dovere, noi abbiamo il dovere di risposta a quello che ci è stato dato, il dovere di impegnarci sul piano politico all'interno del partito se questo ci è consentito. Mi ha detto in maniera privata, lo posso dire perché su questo è l'unica cosa privata, lo posso dire, che lui ha votato Mastella, Martuscello, non so se a te aveva detto magari Rivellini. A me ha detto Rivellini. A me ha detto Mastella. A me ha detto Mastella, Mastella, Martuscello e Matera. Lui ha detto Rivellini. A me ha detto Rivellini, Mastella, Matera. Rivellini, Martuscello, A me invece ha detto Mastella, Mastella. Ora voglio a Caldor, noi siamo talmente così che può essere presi per...